per quel primo giudizio è andato bene. E poi c'è stato anche un processo molto importante in Cile. In Cile è successo quello che è il maggior incubo di tutti quelli che organizziamo sessioni, che è che la polizia si infiltra, si fa passare per partecipanti, e nel momento in cui inizia la cerimonia si stanno riempiendo i bicchieri, siamo poliziotti, siete tutti arrestati, dal fuori della casa inizia a venire gente armata, e mi raccontarono che dicevano tutti per terra, ma erano tutti già per terra, non sapevano cosa fare. È bruttissimo, è stato veramente, la gente anche in uno stato molto, non avevano ancora bevuto grazie a Dio, ma erano delle persone in uno stato di, prima di una cerimonia si prova ad arrivare a un clima di tranquillità, di serenità, magari con musichina, con un'arpa, ed entra la polizia gridando, proprio, è stato traumatico. E c'è stato il processo quest'anno e i giudici sono stati esemplari, proprio ha detto che lì non si trattava di una droga, come si può capire, come la cocaina o l'eroina, che non era addittiva, che non era tossica, anzi che poteva essere salutare. E li hanno assolti, assolutamente, non so se li hanno ridati la medicina, ma l'importante è che li hanno assolti. E, è stato un grandissimo passo, anche perché legalmente l'ayahuasca non è illegale, nel senso l'Italia, la Spagna, il Cile, tutti questi paesi appartengono seguono la convenzione di Vienna del 72, credo che è dove si è deciso la lotta globale alle droghe, e le Nazioni Unite hanno fatto queste liste di sostanze vietate, come l'eroina, la cocaina, l'LSD, hanno incluso il DMT, che è per quello che la polizia è interessata all'ayahuasca. Ma invece l'anno scorso, l'anno in cui è iniziata la persecuzione in Spagna, le proprie Nazioni Unite hanno fatto un comunicato internazionale a tutti i paesi che appartengono a quel gruppo, dicendo espressamente che l'ayahuasca non è contemplata dentro di quelle liste lì, che anche se contiene DMT non deve essere considerata come perseguita internazionalmente, per cui proprio le Nazioni Unite, che sono quelli da cui partono tutte le, quello che si decide cosa è proibito e cosa no, hanno detto testualmente che non è proibito. Allo stesso tempo in quel documento invitavano ai diversi governi di prendere misure indipendentemente di quello che fanno gli altri, no? E se l'ayahuasca si presentava un problema. E quello che è successo in Francia, per esempio, in Francia anche c'è stato il Santo Daime, arrestati, giudicati, hanno vinto il processo, il giudice anche ha trovato che non era qualcosa di tossico, di pericoloso, e che bisognava rispettare il diritto di culto, no? Di queste persone qua. È stata una grande vittoria, e due mesi dopo il governo francese ha dichiarato l'ayahuasca illegale, no? Completamente, ayahuasca con tutti i diversi componenti, l'hanno legalizzata. Per cui c'è anche una gran paura di quello che può essere dietro a queste sostanze. Perché il fiscale del caso di Cile diceva che questi movimenti, no, di sostanze che si propagano, se non vengono, se non c'è una repressione subito, diventano scontrolate, no? Perdono il controllo, forse è quello di cui hanno paura. Che poi, voglio dire, politicamente in Spagna, per esempio, c'è il movimento 15M, che adesso c'è l'anniversario, dove hanno occupato la plaza, la Puerta del Sol. Io ci andavo lì ogni giorno, ma anche perché lavoro lì, in un centro in Spagna, in Plaza Mayor, in Madrid, e lì non c'era, curiosamente, il movimento 15M non fa riferimento alle droghe come era prima, magari la controcultura, ci parlavano di legalizzazione della marijuana o dei psichedelici. No, il 15M non tocca quel tema, non tocca nemmeno l'antiproibizionismo, no?
c'è però una commissione spirituale, no? Il 15 dove meditavano, no? C'erano sì, alcuna gente un po' strana, no? C'erano le riunioni, no? Di quelli che erano lì accampati, no? E parlavano di diverse tendenze esoteriche o... E c'era una che diceva: perché tutti sappiamo chi è il vero nemico, e tutta la gente: sì, lo sappiamo, il vero nemico sono i rettiliani. Come rettiliani. C'è un po' gente di tutti i tipi. Quando io lascio lo spazio con le domande, abbiamo 10 minuti per le domande. Domande? Ci vuoi raccontare qualcos'altro? Ancora. Se non sono domande, 10 minuti poi dobbiamo passare. Io avevo portato anche gli strumenti che uso quando faccio le sessioni, anche un po' per presentarmi come il prodotto di questi due, come due mondi. Da un lato sono psicologo, ho seguito una formazione come psicoterapeuta, dall'altro lato ho vissuto parecchio tempo nella giungla, ho imparato con diversi maestri, e la sintesi di quelle due si manifesta in quello che faccio. Il mio strumento principale per lavorare è questo qua, alcuni forse lo conoscete, si chiama il Hang. È uno strumento che è stato inventato in Svizzera nell'anno 2000, è uno strumento nuovo, bueno, relativamente nuovo. C'è un suono, una cosa che c'ha l'ayahuasca e che è comune a altri enteogeni, è che fa, come si dice, il contrario di eleva i sensi, alza i sensi, per cui tutti i sensi sono amplifica, e questo strumento ha un suono che è molto ricco in armonici, nel senso che non è una nota sola, solo nella una stessa nota c'è una gran ricchezza di testure, di diversi armonici, no? Che sono le note che si possono sentire sopra la nota fondamentale. Adesso non sono un po', non abbiamo preso ayahuasca, ma potete forse ricordare l'ultima volta che avete preso qualcosa di alterante, e forse riusciamo a richiamare un po' la magia. Io stimo un po' la luce.